Ciao ragazzi, il personaggio di oggi è uno dei miei sceneggiatori preferiti in assoluto. Parliamo di Robin Hood. Il testo è tratto dal sito UBC Fumetti. Robin Hood è, se non il primo in assoluto, di sicuro uno dei più prolifici sceneggiatori di tutti i tempi, paradossalmente anche tra quelli di cui si sa di meno della sua vita privata, però quello che è la sua produzione di fumetti è sotto gli occhi di tutti. Di lui sappiamo che nasce nel 1944 in una località del Paraguay chiamata Nuova Australia, sorta di colonia fondata nella giungla da un gruppo di australiani di origine irlandese, un'ascendenza da parte materna che a suo dire lo influenzerà molto nella sua attività di scrittore. Dopo un'infanzia e una giovinezza difficili, arriva a grande successo grazie al fumetto, ma scrive anche per il teatro, televisione, cinema e riviste di studi storici. La storia è sicuro la sua grande passione, ma ha praticato e pratica hobby meno tranquilli come arti marziali, paracadutismo e pesca subacquea. E soprattutto viaggia moltissimo, dapprima per necessità, camionista in Brasile, poi per diletto. Risiede all'estero per lunghi periodi, Australia e Danimarca, dove si è sposato e attualmente vive, eppure in Italia, 4 mesi a Napoli negli anni 70, ed ha almeno 3 cittadinanze, paraguayana, argentina e danese. Nel 1965, trasferitosi a Buenos Aires, con già nel bagaglio 1000 mestieri e 1000 attività, dopo essersi proposto anche come disegnatore, inizia a sceneggiare i singoli episodi liberi di genere storico-avventurioso per l'editorial Columba, da allora sua unica editrice in Argentina. Il 1967 è l'anno della svolta. Crea il celebre personaggio di Nippur di Lagash, eroe sumero del terzo millennio a.C., le cui avventure porterà avanti fino al 1995 per un totale di oltre 400 episodi, ma la serie non è ufficialmente conclusa. I disegni sono inizialmente di Lucio Olivera, episodi inediti in Italia, e passano in seguito a Enrique Villagran, poi a George Zaffino, poi di nuovo a Villagran, e via via nel corso degli anni ad altri disegnatori, tra cui ricordiamo Riccardo Villagran, fratello di Enrique, Sergio Bulco e, ultimo in ordine di tempo, Müller. Con Nippur, Wood mette già in mostra alcune delle sue caratteristiche salienti, soprattutto la passione per la storia e l'avventura dai toni epici. Ma il personaggio acquisterà nel tempo tratti di bonaria ironia e disincantata saggezza, che lo renderanno inconfondibile tra tutte le creature woodiane. Essendo la serie in continuity, Nippur cambia e matura con il passare degli anni. La sua vita è segnata da eventi cardine come la perdita dell'occhio e, molti anni più tardi, la nascita del figlio Iras. Di poco successiva a Nippur è Lei e io, commedia sentimentale che prosegue, probabilmente con interruzioni, almeno fino a metà degli anni 90 per i disegni di Carlos Vogt. Il filone prettamente umoristico è minoritario in Wood, ma non per questo meno interessante. Ipotizziamo che nasca nello stesso periodo o poco dopo anche Pepe Sanchez, parodia demenziale di James Bond disegnata sempre da Vogt, e anch'essa portata avanti fino agli anni recenti. Negli anni 70, oltre a proseguire le serie già iniziate, Wood mette in cantiere numerose altre che spaziano sui vari generi e sottogeneri e diventa in breve tempo una delle colonne dell'editorial Columba, casa editrice popolare per eccellenza argentina, che dedica al suo Nippur la testata omonima. In questo periodo nascono serie come Dennis Martin, disegnato da Angel Fernandez, che ha per protagonista un ironico agente britannico. La serie è stata scritta anche dallo sceneggiatore Ray Collins, altro grande nome del fumetto argentino. Big Norman, disegnato da Daniel Aubtu, con alcuni interventi non accreditati di Horacio Altuna. Scusate le pronunce, ragazzi. È un giallo poliziesco, Los Amigos, disegnata da Alberto Bagagno e ambientata prevalentemente a Marbella, ha invece come protagonista una coppia d'azione sul modello del telefilm Attenti a quei due. Gilgamesh, disegnato da Lucio Olivera, bellissimo, un capolavoro secondo me, è forse il fumetto più denso e complesso creato da Wood, ispirato all'omonimo poema epico sumero. Propone un lungo excursus attraverso le epoche della storia umana che il protagonista immortale percorre, cambiando periodicamente identità.
finché, approdato l'età contemporanea, testimone dell'olocausto nucleare, è costretto a partire per le stelle, alla ricerca di una nuova patria, per ciò che resta dell'umanità. Da qui in avanti la serie diventa un vero e proprio fumetto di fantascienza e non raggiunge più i livelli di molti episodi della prima parte, risentendo anche del drammatico calo qualitativo dei disegni di Oliveira. Ultimata da Wood nel 1986, dopo un periodo di interruzione, a livello di storia la serie si risolleva con il finale, che richiude circolarmente la vicenda. Con Dax, 1976, disegnato da Ruben Marchionne, con sporadici interventi non accreditati di Enrique Breccia e Domingo Mandrafina, Wood introduce il protagonista dotato di poteri extrasensoriali in una serie a sfondo puramente storico. La vicenda prende le mosse della rivolta dei boxer e si svolge nella Cina dei primi del Novecento, una delle ambientazioni preferite dell'autore paraguayano. Elena, disegnata dal grandissimo Ernesto García Seijas, è proseguita fino al 1988, inaugura invece il filone sentimentale e telenovelistico di Wood, rivisitato poi successivamente con Amanda. È la storia di una ragazza della provincia argentina che diventa giornalista prima a Buenos Aires e poi a Parigi, vivendo avventure di volta in volta tinte di rosa, giallo e nero, forti le affinità d'atmosfera con il fotoromanzo. Poi Savarese, proseguito fino alla fine degli anni Ottanta, è un altro dei suoi più celebri personaggi woodiani. La storia del piccolo Giovanni, ragazzo siciliano reso orfano dalla mafia ed emigrato negli Stati Uniti, dove diventa uno degli intoccabili dell'FBI, e anche un vasto affresco sugli anni ruggenti e sul proibizionismo americano. I disegni di un altro grandissimo, Domingo Mandrafina, conferiscono al protagonista tratti di sofferta umanità. Qui la legione, per i disegni di Luis García Durán. È il primo e unico fumetto corale di Wood. I protagonisti non sono solo il colonnello Max Sevalier e i suoi ufficiali, ma anche la truppa dei semplici legionari. Dall'episodio 73 la serie passa nelle mani dello sceneggiatore Armando Fernandez con i disegni di Beto Formento. Dopo una lunga interruzione, la conclusione della saga arriva nel 1994 per i disegni di Angel Fernandez. Negli anni 80 nascono le nuove serie fiume e nuovi personaggi, tra cui Dago. Applauso. E la già monumentale produzione di Wood arriva finalmente in Italia grazie all'Euro Editoriale, che inizia a pubblicarlo sui suoi due settimanali Lancio Storia e Scorpio a partire dal 1982. La prima a sbarcare è Elena, seguita da Savarese, rispettivamente su Lancio Storia numero 2 dell'82 e 3 dell'82. Dal 1988 le serie più importanti richieste dal pubblico sono ristampate a colori nei volumi cartonati della collana mensile Euracomics. Dago, 1981, è sicuramente il più famoso e celebrato personaggio creato da Robin Hood. Ambientate tra l'Europa e l'Oriente del XVI secolo, le avventure del rinnegato veneziano Cesare Renzi hanno riscosso negli anni un successo sempre crescente, tanto da ottenere nel 1995 una testata monografica in formato bonelliano con avventure prodotte appositamente per il mercato italiano. Tra serie inedite su Lancio Story, serie inedita mensile, due ristampe, volumi Eurocomics, un inserto da raccogliere su Scorpio, nelle edicole italiane arrivano annualmente più di 3.000 pagine di Dago. Soltanto Tex e Dylan Dog possono vantare cifre superiori. Il grande Alberto Salinas, a lungo disegnatore del Giannizzero Nero, ha trovato nel 1997 un degno erede in Carlos Gomez, che attualmente porta avanti la serie settimanale. Il Cosacco, per i disegni di Carlos Casal e successivamente di Furlino, ha poi protagonista Sacha Veblin, figlio del principe russo Atamano dei Cosacchi. Questa serie, che si svolge nel XIX secolo, tra la corte moscovita e le steppe selvagge, può considerarsi la quintessenza dello stile epico-avventuroso più classico di Robin Hood. Il suo modo di scrivere, ricco di lunghe didascalie altisonanti, dotate però di particolare fascino, è qui perfettamente rappresentato. La serie si conclude negli anni 90. Poi Kozakovic e Connors, 1987, disegni di Luis García Durán, e l'evoluzione della coppia d'azione di Los Amigos, stavolta dinamico duo, non agisce nei giorni nostri, ma in vari scenari avventurosi durante la Prima Guerra Mondiale. La serie si conclude nei primi anni 90. Kevin, disegnato inizialmente da Ernesto García Seijas, Ronstadt, Il soldato e la morte, disegni di Enrique Villagrán. Mojado, disegnato da Carlos Vogt, è sicuramente, insieme a Lei e Io, il personaggio più autobiografico di Wood.
nella storia di questo ragazzino messicano che passa la frontiera clandestinamente per arrivare in Florida, dove si adatta a fare mille mestieri, prima di diventare un campionissimo di pugilato. Ci sono molti punti in contatto con la vicenda personale dell'autore paraguayano. La serie si interrompe a metà degli anni 90 senza un vero e proprio finale, riconoscibile come tale, una sorta comune delle altre serie woodiane. Morgan Hardward è il primo e sicuramente il più riuscito tentativo di Wood di cimentarsi con un fumetto interamente fantascientifico. Futuro prossimo, cupo e violento. Scenari urbani degradati dove convivono umani e mutanti. I protagonisti sono un investigatore privato e la sua mascolina assistente. Vi ricordo qualcosa, ragazzi? E i disegni di Mandrafina, quanto mai scarno ed essenziale, serie relativamente breve e anch'essa priva di un finale vero e proprio. Gli anni 90. Altro decennio, altra fase creativa. In questi ultimi anni Wood vara soltanto due nuove serie continuative, Mattinelle e Amanda, preferendo dedicarsi prevalentemente alla produzione di serie brevi, brevi per i suoi standard, si intende, che si concludono in un numero relativamente limitato di episodi. L'ideale per i volumoni bimestrali dei Giganti dell'Avventura, nuova serie di ristampo in bianco e nero inaugurata dall'Aurea nel 1996, dove le sue storie fanno ancora una volta la parte del leone. A questa collana vanno sommate le due testate monografiche inedite nate nel 95, Lago e Martinelle, e la terza contenente ristampe che si è aggiunta nel 99, dapprima con Gilgamesh e poi con Amanda. E naturalmente gli Ora Comics, i due settimanali dell'Eura, per un totale approssimativo di oltre 5.000 pagine annuali. Questa cifra fa di Wood l'autore di gran lunga più presente delle edicole italiane nella seconda metà degli anni 90, periodo che ha visto la vera e propria esplosione del fenomeno Robin nel nostro paese. Si può dire anzi che quello italiano sia ormai diventato il pubblico di riferimento per l'autore sudamericano. La quantità di nuovi titoli prodotti è tale, a suo dire nel 94 sono una ventina le serie portate avanti contemporaneamente, che ci limiteremo a parlare solo dei più significativi. Da notare anche un importante cambiamento stilistico, a cominciare dagli episodi scritti per i due monografici, nelle storie recenti diventano più rarefatte e si assottigliano progressivamente, fino a quasi a sparire le tipiche didascalie, ricche di testo che avevano sempre caratterizzato la produzione mondiale, diminuendo così in modo considerevole i tempi di lettura. Diversamente dai decenni precedenti, l'anno, tra parentesi, si riferisce all'inizio di pubblicazione italiana, che salvo dove indicato non dovrebbe discostarsi molto da quello della pubblicazione argentina. Dracula d'Uomo, 1990, prima parte, 1995, seconda parte. Disegni di Alberto Salinas, per que è quello che è un vero e proprio spin-off di Dago. Dall'equipaggine proviene la figura di Vlad Tepes, principe di Valacchia, un personaggio che ha dato origine al mito del conte vampiro, mantiene dei tratti tenebrosi e affascinanti, anche se molto più brutali, ed è qui rappresentato con rigore documentaristico nel suo vero ruolo di difensore della Valacchia contro le invasioni turche del XVI secolo. Ibáñez, 1991, prima collaborazione ufficiale tra Wood e il grandissimo Enrique Breccia, per una storia ambientata nella Spagna dell'imperatore Carlo V. Poi Chaco, 1992, disegni di Alberto Salinas e successivamente di Carlos Casalla. Martinelle, 1992, seconda serie dopo Dago, ad approdare in monografico, attualmente bimestrale, vabbè, ora non più. Nel 1995 il primo serial horror di Wood, per rimanere in ambito bonelliano, si può definire una via di mezzo tra Dylan Dog e Martin Mystery, storie soprannaturali ma basate su miti e leggende ben documentati, mostri splatter a profusione, tante belle donne. Il disegnatore principale rimane Angel Fernandez, coadiuvato da assistenti nel monografico sostituito per brevi periodi da Ruben Marchionne, della serie settimanale che prosegue alternando pause e nuovi cicli di episodi. Murro, 1992, disegni di Pedrazzini. Nan Ai, disegnata 1992, disegnata da un Luis García Durán, al meglio delle storie ambientate in Oriente, e con Danske, l'unica serie avventurosa di Wood che ha una donna per protagonista. Cinese e letale, Nanai è una bad girl che raramente se ne sono viste. Finale sorprendente per una delle migliori serie brevi dell'autore paraguayano, stranamente mai ristampata. Danske 93, disegni di Enrique Villagran. Starlight, 1994, prima collaborazione tra Wood e Joan Zalotto. Una serie di fantascienza che finisce per trasformarsi in fantasy. Il Pellegrino, 1994, disegni di Walter Taborda. Holbeck, 1994, disegni di Alberto Macagno.
Merlino, 1994. La leggenda di Artù rappresentata in maniera piuttosto fedele alla tradizione, prima collaborazione con Enrique Alcatela, che usa un tratto più sporco rispetto ai suoi standard. Meravigliosa, secondo me, ragazzi. Peccato che nell'Hero Comics l'abbiano colorata, ma che non si può vedere a colori, però è bellissima. Più convincente, Ulster, di poco successivo, seconda brevissima collaborazione basata stavolta sulla rivisitazione di leggende irlandesi. Putifat, 1994, disegni di Vega e Lyra, unico per fortuna difficilmente databile tentativo di Wood di cimentarsi anche con le strisce umoristiche. Larsen e Finch, 1994, disegni di Carlos Casal. Amanda, 1995, disegni di Alfredo Falugi, inizialmente diretta evoluzione di Elena, di cui ripercorre le orme nello spostamento dalla provincia alla grande città. Poi ha preso una strada caratterizzata da meno realismo e molta più avventura, con frequenti viaggi in luoghi esotici. Ristampata già 2 volte, prima in Hero Comics e nel 2000 in monografico mensile. L'impiccato, 1995, disegni di Leandro Cesarego, storia di un marinaio al seguito di Cristoforo Colombo. Anche il navigatore genovese ha un ruolo di rilievo in questa serie piuttosto anomala per Wood, che non aveva mai raccontato il periodo della scoperta e conquista del nuovo mondo. Port Douglas, 95, 1995, disegni di Geraldo Cadero. Mark, 1996, disegni di Enrique Villagra. Anders, 1997, disegni di Alfredo Falugi. Kajan, 1997, disegni di Giorgio Zaffiro, Edoardo Berretto e Enrique Villagran. La lavorazione di questa serie è sicuramente di molto precedente alla pubblicazione italiana. Raikon, 1997, disegni di Evviano. I Borgia, 2000, disegni di Alberto Salinas. Clochard, 2000, disegni di Ascanio. Nel luglio 2000 scrive tutte e 10 le sceneggiature dei fumetti liberi contenuti in Un giorno, un secolo. Volume che celebra 25 anni dell'Eroe di Italiale, ai disegni fra gli altri Enrico Breccia, gli italiani Massimo Carnevale e Pino Rinaldi. Novembre 2000, per la prima volta Wood viene pubblicato in Italia da un editore diverso dall'Eroe Editoriale, con un personaggio non di sua creazione. Suoi sono infatti i testi del nono gigante di Dylan Dog, il primo ad ospitare un lungo episodio di 236 tavole, edito della Seggio poi dell'editore. La storia si intitola Esercito del Male, io l'ho trovata una storia bellissima. Sul forum di Dylan Dog non è stata molto, molto apprezzata tra i fan di Dylan Dog, ma io la trovo una storia bellissima ad avercela storia così. E ancora oggi viene pubblicato da Lancio Storie Scorpio ed è sempre un vero piacere quando comprando un Lancio Storie Scorpio, uno Scorpio trovo la storia di Robin Wood che è il mio sceneggiatore preferito. Ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuta questa monografia su Robin Wood. Condividetela per sostenere il canale e lasciatemi un like. Alla prossima sulla soffitta di Pippo.